Hey Cooch, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo video per Yo-Kai Watch Puni Puni. L'evento di oggi riguarda il film che sta per uscire in Giappone, o nel caso nel mentre sto registrando questo video è già uscito. Ad ogni modo, è un nuovo film di Yo-Kai Watch che è stato ampiamente teaserato dai vari video sul canale YouTube di Level 5. Quindi direi di buttarci immediatamente in questo nuovo evento e vedere cosa c'è da fare. Non abbiamo le quest. La prima cosa che mi sorprende è che non abbiamo le quest per questo evento. Sembra... Ok, lui è Koma-san palesemente. Lei è Nevina. Si chiama anche Fubuki. Quello è l'elo fuoco. Jibanyan praticamente è il ragazzo che abbiamo visto all'inizio. Dovrebbe essere tipo una specie di scuola yokai, però con gli umani. È una cosa un po' particolare. Ah no, le quest ci sono. Cosa mi fai dire allora? Dico che non ci sono, poi ci sono alla fine. Non va bene, questo non va bene. Mo vi dico anche subito il perché. Allora, il primo livello da sconfiggere è sconfiggi il livello dove c'è Jinpei. Vabbè. Quindi dobbiamo sconfiggere il primo livello. Va bene, questa è la classica missione che c'è in quasi tutti gli eventi. Poi diventa amico di Koma-san. Ok. Sconfiggi il livello 13. Bakera. Poi sconfiggi il livello 28, poi sconfiggi il livello 45 senza usare continua, gioca una volta l'attacco al punteggio e c'è una missione che verrà svelata il 24 dicembre. Quindi se noi ci connettiamo il 23 dicembre alle 5 in Giappone sarà già mezzanotte e quindi verrà rivelata la quest che manca. Per quanto riguarda la quest del 24 dicembre... Entro la mattina del 24 dicembre, appena diventa disponibile l'evento, sotto questo video metterò come sbloccare l'ultima quest. A questo punto, prima di vedere le missioni, vi dico come aprire gli stage segreti. Inoltre, per questo evento ci sono anche delle parti di orologio da recuperare. Quelle le potete fare semplicemente sconfiggendo gli avversari che trovate negli stage, oppure anche comprandoli. Perché comunque si possono anche comprare alcune parti, non tutte, anche perché di alcune parti ce ne serviranno più pezzi, quindi alcune ve le danno automaticamente, altre dovete giocare i livelli e sperare che vi droppino. Però, no, non si possono comprare, non ci sono! Stavolta non le hanno messe. Vabbè, gli stage segreti, dicevo. Per aprire il primo stage segreto, bisogna finire lo stage 7 con una mossa Energimax, non importa di chi. In quello stage troverete Onimaru. Se avete Onimaru in squadra, completate lo stage 28 e vi si aprirà il secondo stage segreto. Ripeto, nel primo stage segreto, che si apre finendo con una mossa Energimax, reclutate Onimaru, lo stage 28 sconfiggete il livello con Onimaru in squadra e si apre il secondo stage segreto. Ripetita Juvant. Per aprire lo stage segreto numero 3, finite il livello 45. Per aprire lo stage segreto numero 4, sconfiggete lo stage segreto numero 3. Andiamo alle missioni. Completa lo stage 7 con Jinpei in squadra. Completa lo stage 13 con l'Energy Max di Jinpei. Jinpei è lo yokai che troviamo al primo stage e si recluta in automatico. Completa lo stage segreto numero 1 con Jinpei in squadra e facendo un punteggio di 120.000. Sempre con Jinpei in squadra. Completa lo stage 28 senza usare continua. Completa lo stage segreto numero 2 con Jinpei in squadra in 50 secondi o meno. Allora deve essere facile. Completa lo stage 45 con Jinpei in squadra realizzando 50 combo. Completa lo stage 45 totalizzando un singolo danno con Jinpei di 5.000 punti. Completa almeno 5 delle 7 missioni sopracitate. Completa tutte le missioni sopracitate per ricevere il bracciale dello Yokai SP. Non so per cosa stia l'acronimo. E sembra che le missioni siano fattibili se, appunto, la ricompensa per completarle tutte e 7 è il bracciale dell'orologio, visto che non si può prendere in altro modo. Passiamo ora alle altre missioni. Nella prima mappa colleziona 15 stelle. Sempre nella prima mappa colleziona 30 stelle. Colleziona tutte le stelle della prima mappa. Colleziona 20 stelle nella seconda mappa. Colleziona 35 stelle nella seconda mappa. Colleziona tutte le stelle della seconda mappa.
Stessa cosa anche per la terza, collezionane 25, collezionane 40 e collezionale tutte nella terza mappa. Insomma, è sempre quella la tiritera. Nello stage numero 2 totalizza un punteggio di 45.000. Ma questo è facile. Completa lo stage numero 5 con 7 combo. Completa lo stage 8 andando in Fever Time almeno una volta. Completa lo stage numero 13 con l'Energy Max di Komasan. Completa lo stage segreto numero 1 con solo yokai di rango S o inferiore in squadra. Poi completa 3 delle 5 missioni sopracitate. E completa tutte e 5 le missioni sopracitate. Poi, seconda mappa, completa lo stage numero 16 creando almeno 3 sfere bonus. Completa lo stage numero 20 scoppiando 90 puni o meno. Nello stage 24 totalizza un singolo danno di 4.000 con uno yokai della tribù Splendida. Completa lo stage 28 utilizzando Bakera nel tuo team senza usare continua. Bakera è questo qui. Completa lo stage segreto numero 2 utilizzando massimo 3 tribù diverse di yokai in squadra. Completa 3 delle 5 missioni e completa tutte e 5 le missioni. Vai, le ultime! Completa lo stage numero 32 con 3 Energy Max o meno. Completa lo stage 37 con una sola tribù di yokai in squadra. Completa lo stage 41 con solo yokai di rango A o inferiore. Completa lo stage 45 in 100 secondi o meno, con Kyuubi Ryusuke nella tua squadra. Completa lo stage segreto numero 3 con almeno il 30% di punti salute rimanenti. Completa 3 delle 5 missioni e completa tutte e 5 le missioni. Ragazzi, queste missioni sono tante e ce n'è per tutti i gusti, specialmente queste qui con Jiba Jinpei. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!